il libro. Vado a recitarvi questa mia prima poesia in dialetto. Murale, le roba, le professioniste. In Italia, ognuno che ha attaccato, o perché laggio, o perché ha ammazzato, o meglio, perché mafia è ne marcato, un giorno quando viene processato, se ne esce perché quasi si pente, oppure risulta che è innocente. Da sti processi non si capisce niente. A colpa di voi domanda la gente. Lo Stato riesce a capire che manca, mentre ogni delinquente sa far franca. Sa fanno franca la e farabutti, e poi la legge è la stessa di tutti. La legge che predomina è la malizia, mentre che la gente reclama giustizia. Sta gente si lamenta inutilmente, rato che hai già parla e già si sente. Questi problemi e queste deficienze, e l'Italia capaia le conseguenze. Perciò, caro italiano, i guai sono chisti, i veri laci sono tutti i statisti, perché lo Stato è mafia e mica pisti. Certo che è roba per i professionisti. Grazie. Sconvolgentemente attuale, e ci vuole un coraggio non indifferente 30 anni fa e ora a dirla. Io sono sollevato perché quando l'hai scritta non ero ancora amministratore, perciò forse si può applicare ora, però non lo con so. Con tutto il rispetto per gli amici presenti, ci mancherebbe altro. Sconvolgentemente attuale, basta aprire i giornali o accendere la televisione sui TG e quello che hai detto tu 30 anni fa è storia di tutti i giorni. Ma infatti Vittorio ha scritto nell'introduzione che non so quanti avrebbero avuto il coraggio di metterla sul libro, quantomeno recitarla in pubblico, ma non ero in oscuro in questo caso, non che mi esibio, attenzione, anzi proprio il contrario, è la poesia, in quanto libera e vera, io non posso esimermi dal non scrivere, dal non recitare qualcosa che non è assolutamente mio, è frutto dell'anima universale, quindi è un qualcosa che condivido con tutti, non solo con i presenti. Comunque io ho sintetizzato prima, tu sei folle, folle è geniale, non molti avrebbero avuto il coraggio di scriverla, di pubblicarla in un libro, di dirla in pubblico, le cose come stanno si devono dire. E le dici tra l'altro in dialetto e tu sei uno dei pochi, sei andato controcorrente, magari adesso qualcuno ti verrà dietro, però a riscoprire, a riqualificare, a risuscitare in certi casi il dialetto. Io sono stato testimone assieme a te di un progetto bellissimo e il dialetto fa parte della nostra identità culturale. Ci possiamo sorridere quanto vogliamo, però una persona che parla in un certo modo è perché è nata in un certo territorio e quella inflessione, quella cadenza, quei termini se li porta dietro per tutta la vita, o meglio fino a quando vorrà restare radicato al proprio territorio, perché di gente che va per 3 giorni a Roma e parla il romanesco, un giorno e mezzo a Milano e parla milanese, ne conosco tanti. Secondo te sicuramente fra 30 anni, se faremo lo spettacolo, tu in Stefanaro parlerai, quindi non è che magari col bastone, sì, ma ci proverò.